Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti, il vostro appuntamento mattutino con il buon fumetto, e oggi torniamo a parlare di Marvel, come non fosse già abbastanza evidente dalla maglietta e dal titolo del video, ma ok. Appuntamento che esce un po' tardino in effetti e comunque video breve per parlare un attimino di Timeless, nuovo, come possiamo definirlo, evento speciale, diciamo specialino Marvel, che forse vi dà un leve effetto déjà vu. È uscito a inizio maggio, ma effettivamente non è la prima volta, perché avevamo già avuto Timeless e avevamo già avuto anche Timeless. E questo, capiamoci, non è certo colpa di Panini, ma è colpa di Marvel, perché sono 3 anni che fondamentalmente a dicembre Marvel America fa uscire lo speciale Timeless. Io credo sia molto connesso alle idee del Marvel Cinematic Universe originali, ovvero quello di avere Kang al centro di tutto. Poi sappiamo i casini che ci sono stati con Kang, non sappiamo nulla di quello che accadrà nel Marvel Cinematic Universe, credo, ma sinceramente me ne frega talmente poco di stare dietro ai rumors che io non me le cago quelle cose. In ogni caso, in questo nuovissimo numero di Timeless, il protagonista, guarda un po' il caso, non è più Kang. Infatti, come vedete dalla copertina, abbiamo Luke Cage vecchio con poteri strani e un look tamarro e una stramba versione di Moon Knight un po' Iron Man. Non è l'unica differenza rispetto ai 2 precedenti speciali di Timeless, infatti cambiano anche gli autori. Se precedentemente era scritto da Jed McKay, che poi è andato a scrivere Avengers, questo nuovo numero è scritto da Jackson Lansing e Colin Kelly, duo che lavora spesso insieme e che qui ancora una volta si troverà a narrare una storia ambientata più o meno nel futuro, con sprazzi di visioni di quello che andrà ad accadere nei prossimi mesi o anni o mai nell'universo Marvel. Ora ve lo dico, vi farò un po' di spoilerini inevitabilmente in questo video perché vi faccio vedere un po' di immagini, quindi se volete leggervelo preventivamente, beh, fatelo prima. In ogni caso, l'albo si apre col presente, ma poi trasporta avanti nel tempo, nel solito futuro Marvel distopico, perché i futuri Marvel sono sempre distopici, dove Moon Knight, ancora una volta, ha preso il potere, conscio e stronzo, l'abbiamo capito, ce ne siamo resi conto sia nella insulsa storyline di Jason Aaron in cui Moon Knight prendeva il possesso della Terra, una delle parti più brutte della sua gestione probabilmente. Stessa cosa nell'universo Ultimate, Khonshu è un dio cattivo che controlla le robe, eppure qua ovviamente ha preso possesso della Terra e l'ultimo a resistere è ovviamente il nostro Luke Cage. Un Luke Cage super potenziato che ha tipo il sangue di Hulk, il potere del pugno d'acciaio, i poteri di Sentry e di Void e tante altre robe. E se la dovrà vedere con appunto Iron Moon Knight per qualche motivo, che è ovviamente l'avatar di Khonshu e quindi vabbè. Ora, tutta la storia non è altro che la scusa per avere un po' di spoiler, tra virgolette, sul futuro. Vediamo cose già annunciate in realtà a questo punto, ma considerate che negli Stati Uniti è uscito appunto a dicembre e quindi ancora certe cose non si sapevano, come ad esempio le nuove storie con gli X-Men in cui abbiamo Magneto sulla sedia di Xavier, cosa che si è vista credo nelle immagini promozionali del rilancio degli X-Men, ma anche altre cose sempre viste nel rilancio degli X-Men, come il prigioniero all'interno di Cerebro, che immagino sia Xavier, così a naso. E anche, credo che questo sia Gang War, circa, c'è Lapide, che domina New York. Poi abbiamo l'invasione dei vampiri, anche questa è in arrivo a breve. Abbiamo un Miles che muore, dubito. Destino con le robe di Doctor Strange. Venom contro Kid Venom, mi hanno detto, pare si sia visto anche questo. Johnny Blaze che perde di nuovo i poteri di Ghost Rider. Io vorrei dirlo a Marvel che a nessuno vuole... Io vorrei farlo notare a Marvel che nessuno vuole leggere altri Ghost Rider. Fondamentalmente i fan di Ghost Rider si dividono in 2 fasce. Quelli che amano Johnny Blaze e quelli che amano Danny Ketch. Tutti gli altri Ghost Rider non importano nulla a nessuno, in particolare il Ghost Driver. Il Ghost Driver piace solo agli americani, credo, forse, ma non a tutti. A una piccolissima parte, quelli che non hanno mai letto altro, immagino. Comunque, poi abbiamo una nuova Civil War. Un kaiju americano contro Bucky, il ritorno di mostri vari e Clea e Doctor Strange che forse hanno un figlio, chi lo sa. Tutte scenette molto interessanti, devo dire, anche se ammetto non mi dicono moltissimo. Ad esempio abbiamo il nuovo punitore, quello già cancellato negli Stati Uniti, che se la vede contro War Machine Punitore,
Nuovi giovani vendicatori del futuro con Wild Thing, che era tipo la figlia di Elektra e Wolverine in un futuro parallelo della MCU, serie ambientata nel futuro di metà anni 2000, circa inizio anni 2000. Alta linea defunta di Marvel, nemmeno di enorme successo in realtà. Scarlet contro la nemica dei Fantastici 4, insomma, tante visioni di potenziali futuri che non è molto certo che vedremo tutte in realtà, come al solito. Detto questo, la storia è godibile, nel complesso sì, e ci fa anche presumere che potremmo rivedere persino questo bizzarro personaggio ultra forte e totalmente ingestibile in una normale continuity Marvel, ma va bene. Ottimo personaggio da sacrificare contro qualche incredibile entità cosmica che va a minacciare il pianeta. Ammetto che mi ha lasciato un po' freddino il numero, è tutto molto ci picchiamo, ci odiamo, abbiamo un passato in comune, ma boh, si fa leggere, per carità, niente di sconvolgente, ma il giochino inizia a essere forse un po' stanchino. Nel senso, dopo 3 volumi di Timeless, forse è ora che Marvel si inventi qualcosa di nuovo, questo sì. Anche perché se Kang è un personaggio estremamente carismatico, devo dire che la versione vecchia di Luke Cage, no, non è particolarmente carismatica. Cage è un personaggio che funziona molto, secondo me, in un ambiente metropolitano, quindi il vero Cage, quello sì, super forte, che vive nel suo ambiente di strada e che se la vede contro criminali potenti ma non super criminali globali, è più sensato, è più centrato. Questa cosa qua è un po' forzatina. Però, vabbè, però se avete voglia di leggere una simpatica storia cosmica Marvel ci può anche stare. Ecco, non aspettiamoci come al solito che tutte le cose rivelate poi le vedremo esattamente come sembrano, perché spesso poi non è così. Ora, Colin Kelly e Jackson Lazing non è che siano proprio i migliori autori sulla piazza, sono i classici bravi mestieranti che pubblicano i loro fumettini, che funzionano, a volte sì, a volte meno. Ammetto di non aspettarmi chissà che, quindi... Se non altro, faccio i miei complimenti a Panini perché questa volta non l'ha pubblicato ad agosto, perché questo numero è uscito un po' tardi e quasi tutte le cose presentate qua erano già state viste, quasi. Qui quantomeno è arrivata 3 mesi prima. Ora, tempi minimi di gestione ci sono, data di copertina di questo americano è febbraio, anche se poi è uscito a dicembre, che sia uscito inizio maggio alla fine ci sta, sono quei grosso modo 4 mesi. Il tempo di lavorarci fisicamente e di piazzarlo, comprensibile. Di più magari no, proprio perché... per sua stessa natura è un fumetto che deve uscire il prima possibile. Su questo si poteva anche tirare un po' di più, secondo me. Andrebbe pubblicato qua, non dico in contemporanea, ma quasi, per avere lo stesso effetto. Perché inevitabilmente le notizie arrivano anche da noi e ovviamente se la maggior parte delle cose che vedi all'interno già si sono viste nelle news, fanno un pochino meno effetto, ecco. Però, a parte quello, ci stiamo. Se fossi in Panini, cercherei di accorciare ancora di più i tempi. Tanto uscendo come speciale singolo, non è che... hanno la necessità di farlo centrare con qualcos'altro. Può uscire e basta. Detto questo, letturina così, recuperatevela se avete voglia, non è fondamentale, tanto le cose che vengono raccontate qua potrebbero essere importanti come no, ma anche se vi leggete il riassunto non è che vi perdete molto, eh. Per cui... comunque, io intanto, come sempre, se siete arrivati fino qua, lasciatemi, non lo so, un pugno giallo. Intanto c'ha il pugno giallo, vedete, nei commenti, così so che avete visto tutto il video. Vi ringrazio ovviamente di averlo visto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 18 su Twitch, la domenica alle 21. Poi sono sul secondo canale YouTube Cantina Pelata dove ricarico le live. Poi ho Telegram, gruppo in cui parlano i fumetti, canale con le notifiche, canale con le offerte. Poi c'è Instagram, TikTok, Facebook. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato.